Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Io e Daniele in questo momento siamo sulla litoranea di Palese, bellissima, non c'è nessuno, tutto silenzioso, ecco, alle nostre spalle guardate il mare, meraviglioso Daniele, calmissimo il mare, meraviglioso. Però c'è qualcosa che mi turba, ovvero mi hanno fatto una segnalazione che qui sugli scogli ci sono due copertoni. Eccoli amici, eccoli, due bei copertoni. Allora, se non che l'altro giorno ho detto, ma dai, fammeli andare a prendere, tanto che sarà mai due copertoni, li prendi, li porti al centro di conferimento e chi si è visto si è visto. Però c'è un problema, ora ve lo faccio vedere. Ora scendiamo, c'è una scaletta più giù, scendiamo e vi faccio vedere il perché non ho potuto portarmeli. Allora, siamo scesi dalla scaletta, Daniele. Perché secondo te io non ho potuto portarmi questo copertone qui? Perché dentro ci sono i massi, non le rocce, i massi. Eh sì, ma non è solo questo, è anche questo. Dall'alto non si vedeva. Allora l'altro giorno sono venuto e ragazzi vi garantisco che questo da solo ci ho provato a spostarlo, ma non è proprio cosa. L'altro giorno con un seghetto avevo provato a tagliarlo, però voi sapete bene che all'interno della gomma c'è anche del ferro. Segarlo a mano sarebbe stato molto faticoso. Ecco perché ci viene in aiuto l'attrezzo che abbiamo studiato, perché adesso andremo a tagliarlo con un disco da flessibile, in quanto all'interno, in questo punto specifico, c'è del ferro sia dall'altro lato. Qui c'è da dire che non è stato assolutamente il mare con le sue onde quando è agitato a portare qui questi due rifiuti che pesano oltre i 60-70 kg. Per me sono stati lanciati, sono stati volutamente fatti cadere qui. Magari anche nel tempo tante persone ci avranno provato o si saranno avvicinate pensando che fossero dei soli copertoni, ed invece qui c'è del calcestruzzo all'interno ed è, sono pesantissimi. Vabbè, siccome si mi dita se le chiacchiere, mettiamoci all'opera. Bene, dopo un quarto d'ora, ecco metà l'abbiamo tagliato. Rigiro la gomma e faccio dall'altro lato. Beh ragazzi, dopo tre quarti d'ora l'avvitatore mi ha abbandonato, sono riuscito a sezionarlo quasi fino alla fine, però alla fine qui c'è la parte metallica, dovrò rivenire con un piede di corco e cercare di divaricare la gomma. Qui c'è un centimetro e mezzo di ferro, vedete? È come se fosse un tondino. E segarlo non è cosa da poco, vedete? Non è cosa da poco, anche perché questo è un pneumatico di un camion. Allora, oggi secondo giorno, siamo di nuovo qui, sempre io e Daniele. L'avvitatore si è caricato, ci siamo attrezzati meglio con piede di porco, cesoia, mazzola, scalpello, insomma abbiamo più materiale, sperando che finiamo. Sinceramente oggi riflettevo tra me, ho detto, ma ciumu fa che mi sto dannando l'anima, segare e tagliare un copertone di un mezzo pesante non è cosa da poco.
Va bene, termineremo e speriamo che termineremo. Daniele, che dici? Faremo di tutto, che dici? Per finire questa cosa faremo di tutto. Faremo di tutto, dai, mettiamoci all'opera. Allora, dopo tre quarti d'ora sono riuscito a farlo uscire dal cemento, però adesso non so come farlo uscire dal blocco. Tocca al secondo. Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Non avrei mai dovuto iniziare, ma ce l'abbiamo fatta. Due copertoni tolti dagli scogli, tolti dal mare, e abbiamo ridato al mare la sua dignità. Chi li ha lasciati, chi li ha abbandonati, chi li ha creati, non lo sappiamo. Ma comunque, non va fatto, no. Ho già avvisato l'Amiu, quindi adesso li mettiamo il marciapiede fuori dalla ringhiera, gli lasciamo un bel bigliettino vicino e anche questo è fatto. Ci siamo riusciti fino alla fine, è stato un lavoraccio, eh? Due copertoni grandi quanto te, un altro poco, però ce l'abbiamo fatta, dai. Il mare ci ringrazierà.